servizio. Questi organismi sono costituiti con decreto del Ministero del Lavoro e i costi sono a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 266 del 91, ovvero delle fondazioni bancarie. Con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti, i cui oneri saranno posti a carico in maniera aggiuntiva delle fondazioni bancarie finanziatrici. In generale, appare critico che un'attività di controllo, anche riguardo la gestione dei fondi del volontariato, sia finanziata proprio dalle fondazioni bancarie e altresì appare critico prevedere che gli emolumenti per gli amministratori e i dirigenti di tali organismi di controllo siano eventualmente finanziati dalle fondazioni bancarie direttamente, punto interrogativo, al di fuori dei fondi regionali, un quindicesimo dei proventi delle fondazioni bancarie, come previste dall'articolo 15 della legge quadro sul volontariato. Grazie. Grazie. A titolo personale, onorevole Refice. Sì, grazie Presidente. Allora, in pratica con il primo comma di questo articolo si prevede che le fondazioni bancarie, sebbene perseguirebbero le finalità degli altri, come gli altri enti del terzo settore, rimangano però escluse dalle disposizioni che noi stiamo oggi qui esaminando e di conseguenza anche dai decreti attuativi che poi ne deriveranno. Ora, in parte questa potrebbe sembrare sicuramente una cosa positiva e probabilmente lo è, però noi che cosa chiediamo nello specifico con questo emendamento? Che le fondazioni bancarie vengono escluse dagli enti del terzo settore. Perché? Perché, come diceva appunto la collega Grillo, qual è il nostro timore? Che rimanendo tra gli enti del terzo settore, esse possono comunque beneficiare di una sorta di deregulation, quindi di una serie di privilegi che consentirebbero loro di non applicare, per esempio, le norme sulla trasparenza o altre informazioni di tipo obbligatorie. Ed è quello che noi, tramite questo emendamento, vogliamo assolutamente scongiurare. Grazie. Grazie a lei. Non ha... È un regolonese, prego, scusi. Grazie Presidente. Infatti, in realtà, anche se la norma sembra escludere dal terzo settore le fondazioni bancarie, in realtà si limita ad affermare che alle stesse non si applicano le disposizioni contenute nella legge e nei relativi decreti attuativi. Pur essendo le fondazioni bancarie enti che concorrono al perseguimento delle finalità della legge, rispetto agli auspici, tale novità potrebbe essere sotto certi aspetti anche più pericolosa, perché non escludendo le fondazioni bancarie dal terzo settore, come invece chiaramente indicato per le associazioni politiche e i sindacati, senza che peraltro